Immagina come ti sentiresti se non stessi cercando l'approvazione, l'amore o la sicurezza all'esterno, ma riuscissi a trovarla dentro di te. In quanto esseri umani, penso sia innato in noi il desiderio, il bisogno di avere delle certezze, dei punti fermi. Oggi, mentre scrivevo il diario come faccio ogni mattina, ho iniziato a riflettere più in profondità sul concetto di incertezza, anche perché mi sembra molto attuale. Negli ultimi mesi in cui mi sono vista cadere a pezzi davanti agli occhi i miei piani e diversi progetti per il futuro, l'incertezza è stata decisamente la causa di tante ansie, paure e pensieri negativi. E in questo momento mi sto chiedendo, è possibile trovare pace in questa incertezza? L'altro giorno, parlando con un amico e raccontandogli di come in questo periodo io mi senta persa, in balia dell'incertezza e con un disperato bisogno di punti fermi che non riesco ad intravedere, lui mi fa: "Ma perché continui a guardare, a cercare fuori, quando ora più che mai è il momento di guardare e trovare ciò di cui abbiamo bisogno dentro?" Può sembrare banale, può sembrare facile. Ma in realtà questa domanda apparentemente innocua può aprire tutta una serie di domande che non sono per niente innocue. Cosa sto cercando fuori che in realtà posso trovare solo dentro? Perché continuo ad aggrapparmi a cose esterne per definire il mio valore? Perché cerco approvazione e accettazione al di fuori di me? Le sicurezze che spero di trovare fuori sono vere sicurezze o soltanto un'illusione che do alla mia mente affinché si tranquillizzi? Che cosa c'è di davvero sicuro? Che cosa c'è di davvero sicuro? C'è una domanda spaventosa e ho provato a trovare alcune risposte stamattina mentre facevo journaling, però non sono riuscita a trovarne più di qualcuna che fossero sensate. E quindi forse è bene, come per ogni domanda, lasciarla aperta, così potenzialmente possono arrivare sempre risposte diverse e magari riusciamo a guardare la domanda sotto una prospettiva diversa. Quando l'incertezza è una delle poche cose certe, non resta che accettarla, accoglierla come parte integrante della vita. Come ogni cosa, tutto dipende dalla nostra percezione. Una cosa cambia se noi cambiamo la percezione che abbiamo di quella cosa. Le cose non sono come sono, ma sono come noi le percepiamo. La scelta è nostra. E anche all'incertezza possiamo scegliere di attribuire la connotazione che preferiamo. E voglio sottolineare il possiamo scegliere perché anche se a volte non ce ne rendiamo conto perché magari si innesca un meccanismo inconscio, in realtà siamo noi a scegliere come vediamo il mondo. Come ha sintetizzato meravigliosamente Einstein in una sua frase famosa, dice: "Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo." Detto ciò, capiamo che riguardo all'incertezza, la miglior cosa da fare è cambiare la nostra percezione dell'incertezza e vederla come una cosa positiva. Per enfatizzare quanto sia importante l'incertezza, tiro in ballo Leopardi con una delle sue operette morali, più precisamente il dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. Gli almanacchi diciamo che sono l'equivalente medievale dei nostri calendari, in cui oltre ai giorni del mese venivano annotate le fasi della luna, le festività, i mercati, le fiere e anche delle previsioni per il futuro. Il dialogo avviene tra il venditore di questi almanacchi, che è una persona semplice che non si fa troppe domande, e un passante colto e filosofeggiante che è la proiezione dell'io di Leopardi. Leggendo mi sono immaginata la scena di questo venditore che va in giro muovendo questi almanacchi urlando: "Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi!" Al che incontra un passante che gli chiede se l'anno nuovo sarà felice. E inizia un botta risposta in cui il venditore, pur sostenendo che la vita è una cosa bella, ammette che non ci sono stati nell'arco della sua vita anni a cui vorrebbe che assomigliasse l'anno venturo. Alla fine il passante fa riconoscere al venditore una verità condivisa dagli esseri umani in virtù della loro esperienza. Non si desidera tanto rifare la stessa vita tale quale la si è vissuta con annessi piaceri e dispiaceri, ma una vita diversa. La felicità quindi pare essere strettamente connessa al concetto di novità, all'attesa di qualcosa che non si conosce, nella speranza di un futuro diverso e possibilmente migliore del passato e del presente.
E prendendo questa riflessione come punto di partenza, possiamo domandarci: rivivrei un anno della mia vita tale e quale a come l'ho già vissuto, sapendo già prima tutto ciò che accadrà e non potendo cambiare nulla? E proiettando questi interrogativi verso il futuro, posso anche chiedermi: inizierei quel progetto, quel corso di studi, quel lavoro, quella relazione, quel qualsiasi cosa, sapendo già prima il risultato nei minimi dettagli e sapendo esattamente dove mi porterà con tutti i dettagli del risultato di quella scelta? E qua voglio lasciare aperto l'interrogativo per te, perché ognuno di noi avrà una risposta diversa. Per me, ad esempio, penso che sarebbe noioso. E adesso mi viene in mente il fatto che durante il mio anno di viaggio una delle cose più belle era il non sapere che cosa mi attende. Ogni volta che magari cambiavo paese, andavo in un nuovo paese, non sapevo quali esperienze, quali incontri, quali persone, amicizie, quali cose mi avrebbe portato quel nuovo capitolo in un nuovo paese, e quindi c'era un entusiasmo dello scoprire, una curiosità dell'esplorare e di andare con il flusso della vita e vedere che cosa mi arriva. Quella era una delle parti che più mi faceva sentire viva, cioè mi faceva essere lì a voler assorbire vita come se fossi una spugna, diciamo. E l'incertezza, il desiderio di non sapere era un po' il motore di questo sentimento, di questo mio stato d'animo, che era, secondo me, una delle cose più belle del viaggio. Non sappiamo mai che cosa ci porta, non sappiamo mai che cosa ci aspetta. Ed è assurdo pensare che durante il mio viaggio il non sapere che cosa mi aspetta era la fonte di gioia ed entusiasmo, mentre adesso, ultimamente, il non sapere che cosa mi aspetta è la fonte di ansie, paure e una serie di pensieri, vortici negativi che affollano la mia mente. Il non sapere potenzialmente lascia spazio ad infinite possibilità e noi possiamo scegliere come riempire quello spazio, se di paura oppure di speranza. L'incertezza è una cosa sicura, è una costante. E riconoscerlo è una cosa, ma accettarlo è tutto un altro discorso. Accettandolo ci diamo la possibilità di sguazzare nell'incertezza con entusiasmo. Perché credere che dietro a tante porte chiuse ci siano cose belle che ci aspettano è la cosa più intelligente da fare, se ci pensiamo. E muoverci nella direzione di queste cose belle, facendo il meglio che possiamo con ciò che abbiamo, ci rende partecipi nella creazione del nostro cammino. Fare del proprio meglio con ciò che si ha può sembrare un concetto scontato, addirittura banale, ma in realtà dietro vi si nascondono radici millenarie e applicarlo non è neanche così scontato. È anche il quarto accordo del libro I quattro accordi di Don Miguel Ruiz, che tra l'altro è un gran bel libro perché offre visioni sulla vita piuttosto interessanti. Nel libro l'autore raccoglie quattro chiavi per vivere una vita felice secondo la saggezza tolteca. I toltechi erano uomini e donne di conoscenza che vivevano migliaia e migliaia di anni fa nel Messico meridionale. Il quarto accordo del libro è: fai sempre del tuo meglio. Ciò implica l'azione, e fare del proprio meglio significa agire perché si ama farlo, non perché ci si aspetta un certo risultato, una ricompensa. Agire significa esprimere se stessi, perché si può anche avere grandi idee in testa, ma ciò che fa la differenza è l'azione. Agire significa essere vivi e correre il rischio di uscire nel mondo ad esprimere il proprio sogno. Invece che attendere l'approvazione oppure una spinta dall'esterno, possiamo trovare la motivazione nel esplorare, nella curiosità di vedere dove sono i nostri limiti, quanto è grande il nostro potenziale, vedere fino a dove possiamo arrivare, sempre con amore verso noi stessi e con la consapevolezza che il nostro potere è infinito, in quanto è un'estensione dell'uno. Spero che questa raccolta di pensieri sparsi ti abbia portato un po' di conforto nel sapere che siamo tutti nella stessa barca a vivere nell'incertezza, in cui però possiamo scegliere attivamente di vederci un qualcosa di positivo. O almeno spero che questo monologo sia stato stimolante per nuove riflessioni. Mi piacerebbe aprire una conversazione nei commenti qui sotto e sapere come vivi tu l'incertezza. Riesci a trovarci il lato positivo?
Sei consapevole che puoi scegliere di trovarlo, di vederlo? Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice verso l'alto e attiva la campanellina qui sotto e iscriviti al canale, così ci vediamo al prossimo video. Fino alla prossima volta, ti mando un grande abbraccio e un bacione.